Please approach SCP-173 for testing. Capo, sono venuto appena, ho avuto il messaggio. Siediti, Tom. C'era una tarpa. No. Chi? Sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo. Potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza. Qualcuno con le tasche leggere, che magari spera di rimettersi in sesto con Morello. Frank non c'era, ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire chi potrebbe essere. Cosa ha scoperto? Che i libri sono spariti. Frank. Lo conosco da 50 anni. Tutto ciò che ho lo devo anche a Frank. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. Se Frank li porta ai federali, siamo fregati. Se c'è qualcuno in città che ha il rispetto di Frank, quello è lei. Non deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparito, insieme alla moglie e alla figlia. Ma perché? Non lo so. Di sicuro avrà i suoi motivi. Magari è ancora per la storia del cane. Che lei ha cercato di annegare? Sì. Quello a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. Ero uno stupido ragazzino, Tommy. Ma quello che importa è che ci riprendiamo quei libri. Spremi tutti gli informatori. Scopri cosa sanno. Quando avrai trovato Frank, avrai trovato i libri. Se per caso non dovessi averli, ti farei dire dove sono. A quel punto, farai quello che devi. Vincenzo ti aspetta con un'auto pulita. Tommy. Oggi non è giornata. Dobbiamo essere discreti, Tom. Inizia con Biff. Ma non digli nulla. Ti ho procurato un'auto pulita. Ed ecco qualcosa di speciale, se ti interessa. Quando Frank vedrà la lupara, capirà. È la tradizione. News. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning with the loss of 73 of 76 aboard.
The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of those lost and the nation. We will bring you more on the disaster and the Navy's search as we receive it. Thank you for... Hai sentito qualcosa di recente? Qualcosa che interessi il Don? Dipende. Quanto può valere? $20. Facciamo 40? Ok, spara. L'FBI è in città. Sono andati da Morello, ma non so per quale motivo. Come lo sai? Little Tony ha riaccompagnato a casa un tipo che ha fatto ubriacare al Black Cat. Parla con lui, ne sa di più. Ok, grazie. Welcome to a WLH sports report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wistman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain, Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turned events in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home to Lost Heaven, or will the Cannons tower... No, direi di no. Cos'è questa storia che hai riportato a casa uno che sta coi federali? È venuto a bere e ha un po' alzato il gomito. Ma ha assunto degli uomini a protezione di una specie di nascondiglio. Dove? All'angolo tra Oak Hill e Pine. Mi ha dato $10 per portare...
portarlo lì e tenere la bocca chiusa. Mi ha detto che l'assessore Ghillotti ha negoziato un accordo tra Morello e l'FBI. Penso che stessero aspettando qualcuno lì dentro. Perché diavolo non ce l'hai detto? L'ho fatto, Tom. Sono andato subito da Frank. Non l'ha detto al Tom? No, no, non l'ha fatto. Tom, che succede? Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, the man mountain with a shock of red hair, and Lancers star, Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elms, Graves, and Nicholson. They seem to have pecked them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Il posto è questo. Portami da quei libri contabili, Frank. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other.
With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion. And you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage it appeared doomed. But they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. Portano all'aeroporto, Frank. Forse vogliono farlo uscire dallo stato. Cazzo, non ci voleva. Chi lo staranno consegnando? Quelli con l'aereo hanno l'aria da criminali. Quanto ci vorrà ancora? Io devo partire. Il
tempo di portare via il prigioniero, penso. Non saprei, molti di questi non sembrano poliziotti. Scusa. Senza. Per una talpa come te? No. Sale in macchina. Dopo che si fa? Quando Morello ci darà i registri, i nostri contabili li ispezioneranno accuratamente. Ma così avremo finito quando quelli di Salieri saranno già scappati. Solo per tenerle in cella il tempo necessario affinché tutto venga a galla. Sarà una giornata intensa.
il Don. L'avevo immaginato. Mi dispiace che tocchi a te, Tommy. Vuoi che gli dica qualcosa? Avrei preferito gestirlo meglio, ma Morello mi ha preso di mira. Ma tutto bene, potete uscire. Morello ha voluto farmi una proposta. I libri contabili del Don in cambio dei biglietti per sparire da qui. Gli hai già consegnato i libri? Non sono stupido, Tom. Sono al sicuro. Morello ha bisogno di questo. La chiave di una cassetta alla Grand Imperial Bank in centro. Ho detto che l'avrei consegnata quando l'aereo sarebbe stato pronto al decollo. I suoi dovevano prenderla prima della mia partenza. Ho già pensato a loro. Falle salire sull'aereo. Forza, March, Alice. Salite a bordo. Frank, tu vieni con noi. Non adesso, cara. Forza, salite. Io e Tommy dobbiamo discutere di cose importanti. Ma Frank... Sali sull'aereo, March! Per Alice. Per me. Sali su quel dannato aereo, ti prego. Ti hanno già pagato? Sì. Ora hai incassato il doppio. Porta le donne ovunque vogliano andare. Sì, signore. Grazie, Tom. Cristo, Frank. Perché non ci hai chiesto aiuto? Volevo solo venirne fuori. In un modo o nell'altro. Stanco di mentire a mia moglie, di controllare sotto l'automobile ogni volta che facciamo una gita. Sono stanco di aspettare che il Don mi pianti una pallottola in fronte. Accidenti a te. Dove sono le cassette di sicurezza? Di sotto con il mio collega, signore. Grazie. Bella giornata, eh? Dai guai. Devo accedere alle cassette di sicurezza, mi manda Frank Colletti. Ah, certo, signor Angelo? Esatto. Il signor Colletti ha detto che sarebbe venuto e di accompagnarla. Prego, mi segua.
preso i libri e cancellato le tracce. Salieri non ha fatto alcuna domanda. Difatti, dopo i funerali, non ho mai più sentito parlare di Frank. Stai innervosendo i ragazzi, Marco. Io e Sergio siamo qui per farvi le condoglianze. Conosciamo Frank da morto. Praticamente quanto te. Un bravo uomo, sveglio, fedele. Fedele alla moglie e alla figlia ancora di più. È una cosa molto onorevole, Ennio. Può darsi. Ma sto fissando una lapide con il nome della bici.